ancora che cosa devo fare con l'IMU rispetto ai miei cittadini, perché voi non siete stati capaci di dirci che cosa esattamente volete. Avete deciso all'ultimo momento di non presentare la stangata a giugno e di rateizzare l'IMU in 3 rate. Come se il cittadino italiano avesse 3 portafogli e a seconda delle rate che deve pagare paga di meno. Nella realtà è una stangata bella e buona, dove voi del governo che siete venuti qua pomposamente dicendo 5 mesi fa noi veniamo a risolvere i problemi che voi non siete stati capaci di risolvere, dopo 5 mesi siete riusciti a mettere 15 fiducie e qua c'era in quest'aula un'ipocrisia talmente grande come c'è ancora oggi, dove c'era gente che si alzava e si lamentava perché non c'era una discussione democratica e perché tutto non andava messo con la fiducia. Voi siete arrivati qua e fate ben peggio del governo precedente e qua adesso nessuno dice più niente. Potete mettere le fiducie anche tutti i giorni, che tanto da sinistra a destra stanno tutti muti perché va bene così. E non va bene niente, perché nell'IMU che voi avete messo, perché con una maniera e con un'idea volpina questa IMU l'avete ripresa da un provvedimento che noi avevamo passato per il 2014, cioè la vecchia ICI, fate pagare anche i fienili, le stalle, avete messo quindi un provvedimento anche su chi è alla casa di riposo e c'ha la casa sua e andate a tassare anche loro. Non avete neanche messo all'interno del provvedimento un aiuto per i portatori di handicap e poi venite qua a farci la morale o viene la Fornero a piangere e non si degna neanche di pensare per i portatori di handicap. Oppure, così come abbiamo visto, usate i sindaci per fare gli esattori per conto dello Stato, perché voi non dite neanche che il 50% di quello che si raccoglierà ovviamente deve andare nelle casse dello Stato. E poi, naturalmente, voi siete stati anche così bravi da fare una cosa molto elegante, e cioè avete preso la tesoreria di tutti i comuni, di tutte le province, di tutte le regioni e avete fatto un solo blocco e l'avete portato a Roma. Avete fatto un'azione, altro che federalismo, altro dove ognuno può gestire i suoi soldi. Avete fatto un'operazione che mi ricorda quando ero un bambino l'Unione Sovietica di Brezhnev, e cioè esattamente tutto in un solo posto perché decidete voi. E noi come dei bambini dovremmo venire ogni volta che dobbiamo spendere dei soldi come sindaci a bussare alla porta e a chiedervi per cortesia se ci date i soldini che sono i nostri. In più perdiamo pure gli interessi con le banche, perché voi difendete le banche, perché siete amici dei banchieri e perché fate i provvedimenti per aiutare i banchieri. In più, ovviamente, quando si parla di banche, e poi c'è un ministro Passera, che mi auguro che ci sia anche poi un giorno o l'altro l'apostrofo, invece di Passera passerà, perché lei come ministro in 5 mesi non ha fatto nient'altro di dire che c'erano delle idee, ma lei queste idee non le ha mai applicate. Posso andare avanti, Presidente? Sì, vai avanti. Tiro via le mani di tasca. Dopodiché, noi abbiamo fatto anche una proposta per quanto riguarda l'IMU. E cioè, invece di andare a colpire la prima casa, invece di andare a colpire la gente che comunque ha lavorato una vita per avere una casa, la gente che fa fatica a pagare il mutuo, noi abbiamo proposto di andare a prendere i soldi, 3 miliardi e mezzo di euro circa per la prima casa, su chi i soldi li ha. E cioè da chi ha un reddito dai 90.000 euro in su deve partecipare con una spesa più importante per fare in modo che ci sia questo introito, e quindi cominciamo a far pagare i soldi a chi ha più soldi, non chi ha meno soldi. Cominciamo a far pagare veramente le tasse a chi ha la possibilità di poterlo fare. E questo mi fa pensare, dalle urla della sinistra, e mi dispiace che questa politica la facciamo noi della Lega, perché loro ormai non sono più di sinistra, sono un oggetto non identificato come gli UFO. Bravo. Abbiamo poi il risultato che questo governo è arrivato e cosa ha fatto? Ha toccato le pensioni, ci siamo ritrovati gli esodati, che non sappiamo ancora oggi tra l'INPS e il governo chi è che ha ragione su quanti sono, ma nel frattempo questa gente ha perso il lavoro perché è rimasta a casa pensando di andare in pensione. La pensione non ce l'ha e sono lì in un limbo. Mi piacerebbe che qualche componente del governo fosse al posto di qualche esodato e poi magari cambierebbe anche idea su come invece vive questa gente che non sa più dove stare e come campare. È ovvio che poi abbiamo un Presidente del Consiglio che 10 giorni fa è andato in Cina e ha detto
L'Italia ormai è uscita dalla crisi, abbiamo risolto gran parte dei problemi, poi col fuso orario è tornato in Italia e ci ha detto ieri e l'altro ieri: guardate che qua rischiamo ancora di fare la fine della Grecia, guardate che qua la situazione non va bene. Allora il signor Monti, quello che anche l'altro giorno davanti a un gruppo di volontari ha detto: anch'io sono un volontario, a me hanno insegnato che chi fa il volontario non prende soldi, uno che è senatore a vita, il volontario non so dove lo va a fare e intanto fa anche il Presidente del Consiglio. Dico al signor Monti, magari il fuso orario gli ha fatto cambiare un po' le dinamiche, e poi fa degli esempi secondo me terrificanti. Cioè lui ieri ha detto che in Grecia ci sono stati più di 1700 suicidi e in Italia questo non capiterà. Come se la morte di un uomo che si suicida perché è imprenditore, perché è in difficoltà, non abbia un valore come quello che c'è in Grecia. Adesso useremo anche lo spread per i suicidi, perché qua si parla di tutto, ormai c'è lo spread. Noi facciamo il confronto con la Grecia, abbiamo meno suicidi di voi, quindi siamo più bravi, stiamo meglio. Cioè, sono cose che la gente non riesce effettivamente a capire e non li deve capire, se non il fatto che questo governo continua a parlare ma non a fare. I risultati, se voi governanti venite fuori e venite magari, non so, in Valsesia dove sono io anche, venite a vedere in mezzo la gente come si sta, quali sono i problemi, quali sono le difficoltà. E se volete aiutare le imprese, allora le imprese si aiutano quando si può pagare le imprese, quando fanno il lavoro. E invece questo sistema che è stato inventato, grazie anche al vostro contributo, dice che le imprese, se non pagano le tasse nel giorno giusto, al momento giusto, vengono stangate dallo Stato. Mentre lo Stato, quando deve dare i soldi alle imprese, gli dice: aspetta perché te li darò tra un po'. Complimenti. Il ministro Passera ci aveva garantito qualche mese fa che aveva la sua ideona per pagarli con i titoli di Stato. Mi auguro, signor Ministro, che questa sua ideona arrivi veramente, e cioè che si riesca a pagare quei 60-70 miliardi che le imprese italiane aspettano dallo Stato, mentre lo Stato diventa brutto e cattivo con Befera e l'Equitalia, perché ti chiede fino all'ultimo centesimo e se non paghi ti stanga con delle percentuali da usurai. E lo stesso Befera che ci dice: noi vogliamo fare il bollino blu come se fosse la banana Chiquita e la mettiamo nei commercianti, nei negozi, perché loro sono quelli con il bollino blu che pagano realmente le tasse. Io il bollino blu glielo metterei sulla fronte di tanti funzionari dell'Equitalia che, quando parlano con il cittadino che gli paga lo stipendio, si dovrebbero comportare in maniera corretta, si dovrebbero mettere a rapporto in una maniera collaborativa, invece fanno tutti i saputelli e pensano sempre che il voglio possa e comando. E no, qua non siamo la Gestapo, noi vogliamo un'agenzia come l'Equitalia che faccia le cose, ma le faccia in maniera corretta, senza essere denigratoria contro chi ha difficoltà a pagare le tasse. Poi certo ci sono gli evasori fiscali, bisogna colpirli senza paura. Ci mancherebbe altro, ma c'è tanta gente che oggi non riesce a pagare le tasse, non perché non ha voglia di farlo, perché è in difficoltà, perché c'è crisi, perché c'è un sistema che non funziona, perché voi non siete ancora riusciti a cambiare il famoso patto di stabilità, perché noi comuni, quelli sani, avremmo voglia di pagare di più le imprese, avremmo voglia di fare più lavori, ma se voi non ci date il permesso per farlo, non riusciremo mai ad andare avanti. E poi c'è un'altra parte del paese invece che continua a produrre, sì, debiti. Quello è, perché se a noi chiedete sacrifici, c'è un'altra parte del paese che non sono capaci neanche di fare i bilanci della sanità delle proprie ASL, perché non sanno neanche quanti debiti hanno e chiedono sempre a Pantalone di pagare. Il Nord, Piemonte, Lombardia e Veneto, le tre regioni messe insieme, tra virgolette, regalano circa 70 miliardi di euro al resto del paese ogni anno. Ma noi siamo stufi di pagare per gli altri. Noi vorremmo che questo paese venisse, diciamo così, sistemato, come noi chiedevamo col federalismo fiscale, cosa invece che non sta avvenendo. Voi invece siete bravi a dirci: mi raccomando, non spendete più del necessario. Ma proprio voi, 15 giorni fa, avete fatto una legge votata dalla sinistra e dalla destra senza copertura finanziaria, e poi venite a dire a noi che cosa dobbiamo fare senza copertura finanziaria, oppure avete il pareggio di bilancio del 2013 e sapete già che non avverrà. La ringrazio, Presidente, e chiudo con una piccola parentesi, che è questa: noi gruppo della Lega Nord viviamo un momento non facile, ma siamo qua a dire che lottiamo sempre
che siamo tanti, che ci sono tanti militanti, tanti amministratori con la voglia di portare avanti la questione del Nord e con orgoglio di combattere per fare in modo che il Nord abbia sempre la vittoria in tasca, perché se lo merita e perché grazie, paga sempre anche anno. Per gli altri. Grazie. È un no convinto quello della Lega, un no al decreto e al governo accusato di mettere solo tasse.